56 tra artisti e collettivi espongono al Mambo, in occasione della mostra That's It, sull'ultima generazione di artisti in Italia e a 1,80 m dal confine. Diversi linguaggi e gli stili utilizzati, ma una sfida comune, quella che a farsi protagonisti del museo siano giovani nati dal 1980 in poi, chiamati a riflettere su una nuova idea di generazione. Quello che noi vogliamo dimostrare mettendo insieme questa selezione di artisti è che si può riflettere su un'idea di generazione, quindi ci sono temi comuni visitandoli, però io non voglio dare chiavi di lettura. Quello che è bello è che ognuno può crearsi il suo percorso e la propria idea. Il bello di lavorare con artisti giovani, lavorare con le nuove generazioni è proprio questo, che tutto il terreno rimane fertile per l'interpretazione del pubblico. Questa mostra testimonia come il Mambo, nella scia proprio dell'identità di un'istituzione che dal 1975 lavora nella promozione e nella produzione di opere nuove e nella valorizzazione di artisti italiani, soprattutto giovani, e non possiamo dimenticare come molti degli artisti italiani più conosciuti di oggi abbiano avuto la loro prima personale alla Galleria d'Arte Moderna. Semplicemente questa mostra si inserisce in questa scia, in questo solco di attività che fanno di questa istituzione sempre un palcoscenico privilegiato per gli artisti italiani. Nella fattispecie di questo progetto, la stragrande maggioranza delle opere sono state prodotte, quindi non solo gli artisti che abbiamo invitato sono stati invitati con le loro opere a interpretare un'idea di generazione, ma loro è stata data la possibilità e il budget per realizzare delle opere nuove che rimarranno a loro e quindi proseguire nella loro indagine e nella loro ricerca. La mostra è già il sottotitolo della mostra, che è sull'ultima generazione di artisti in Italia e a 1,80 m oltre confine, dà l'idea di questa volontà di valicare i confini. Ho scritto ad esempio nel mio testo in catalogo che io sono per una sorta di ius soli artistico, sono per una definizione molto più fluida del concetto di appartenenza geografica, e infatti in mostra troverete non solo artisti con il passaporto italiano, ma anche artisti che sono nati in altri stati e studiano in Italia, artisti italiani che però hanno passato l'intera vita all'estero, artisti che per una qualche ragione hanno un lavoro che si può associare a un'idea di radicamento in questo particolare contesto geografico. Nel mio lavoro questiono e investigo strutture di potere, sistemi di controllo presenti nel quotidiano. In questo caso è un'esperienza che parla di confine. Ho presento questo lavoro dal titolo Un attimo di buio, che è il risultato di un incontro che ho avuto 2 anni fa con una persona specifica, discussione che ho deciso di direzionare e di far diventare opera d'arte. Una scultura che è un calco, uno a uno, di una persona che ho incontrato per caso a Londra. Oltre a essere un ritratto suo, questa scultura è un contenitore di una placca metallica con all'interno dei codici che danno accesso a un bitcoin che abbiamo comprato 2 anni fa. E che quindi fa cambiare di valore la scultura ogni giorno. Le mie opere sono la sintesi di esperienze vissute, ma perché ho sempre utilizzato l'arte, diciamo, come uno strumento per sopravvivere al quotidiano, per vivere anche situazioni complicate, difficili, ma in maniera distaccata. Da 2 anni vivendo ad Amsterdam, quindi all'estero, questi ultimi anni ho scoperto l'importanza che ha la mia identità italiana. La mia idea era appunto quella di creare questa grande vetrata e di creare una sorta di narrazione e dialogo fra questo luogo, questo spazio, il pubblico, il nostro passato e il nostro presente. Sarà possibile visitare la mostra fino all'11 novembre.